Eccoci qua, sì. Supermercato dal Carrefour, Carlita Dulce e Nancy Amara. Benvenuti, questo è il nostro secondo canale, mi raccomando iscrivetevi se ancora non siete iscritti, facciamo tante ricettine sane e leggere e anche vlog a supermercato. Presto presto, se no ci arrestano, l'altra volta ci volevano arrestare. Comunque siamo da Carrefour e abbiamo trovato un po' di schifezzine, tipo questi qua che hanno olio di palma, anche se c'è scritto zero grassi, senza glutine, c'è olio di palma, attenzione. Quindi possiamo. Stessa cosa, un po' queste cose qua sono un poco da evitare. Poi ho preso io le tavolette di cioccolato. Questa è la presenza, ha preso questa qua del latte nero fondente con fave di cacao che è buonissima, già l'abbiamo mangiata ed è buona. Questa è una novità, dark chocolate senza zuccheri addirittura, completamente senza zucchero. Quindi... poi li assaggiamo magari, se vediamo se è amaro oppure brutto. Poi ho preso anche questa qua, la bilancina. Anche questi? Qua c'è olio di colza che anche comunque da evitare e comunque non sono proprio il massimo. I nostri amati, buonissimi, alce nero, cammo, tufarro, cioccolato, buonissimi questi. Questi sono i miei preferiti. Figliali. Li vuoi? Ho quelli tutti cioccolato, indecisa. Non mi prendi. O questi o questi. Ragazzi. Vediamo questi, questi sono buoni. Queste sono buone, sono tutte gallettine quadrate. Queste qua, di crusca d'avena, farro e riso, ottime. Pecor di fragola, 100% frutta, senza zucchero. Infatti c'è la pectina e succo di limone. Io questo lo prendo, Nancy, sì, fragola. Fa bene. Poi c'è anche al lampone a frutti di bosco, però a me la fragola mi piace sempre. Questa d'albicocca. Questo latte cacao com'è? No, non va bene, sai perché, Nancy? Questo c'ha... cioè non è che proprio non va bene, però c'ha l'olio di semi di girasole dentro. Io voglio bere una bevanda vegetale senza zucchero e senza olio, la voglio pura. Quindi non lo preferisco, non è che è dannoso, però preferisco prenderne uno puro. Puro senza olio e senza zucchero. È difficile a trovarlo, tutti questi qua. Farina di farro biologica di questa marca che io trovo in tutti i supermercati, c'è anche quella di avena che vi ho fatto diversi video, diverse ricettine, c'è anche una farina di quinoa che sono ottime, senza glutine, quindi anche per celiaci, e potete farci biscotti, pane, quello che volete voi. Guarda qua che carina la pasta fucsia. Bellina, questa è la pasta di riso integrale. E... gluten free. Sì, sì, è fatta appunto di farina di riso. Infatti contiene farina di riso integrale, molto molto buona questa qua, ci sono vari formati, è carina veramente, però non è proprio economica, segnaliamo sta cosa, quindi noi dobbiamo badare alla qualità ma anche alla convenienza, perciò facciamo questi video nel supermercato. Questo è un bellissimo reparto, veramente tutto molto molto bello, c'è la farina di segale, mamma dice che la pasta rossa ha fatto la linea di integrale veloce, ma dove? Un sogno. Poi c'è questa che è più bellina, guarda che carino questo tipo di pasta, poi c'è il couscous, ci sono vari formati e varie cose. C'è la crusca d'avena. C'è la crusca d'avena, eccola qua, la crusca d'avena che è buonissima, il riso bio, il riso integrale, varie pomodori, legumi, questi non li compriamo tantissimo perché costano poco. 90 centesimi, ceci, fagioli, mais, sono buoni. Sono pure gli agiti detox, digestia, zenzero limone, calma interiore, abbraccio, classic. Guarda, ci stanno pure i marciapiedi. Guarda chi c'è, gli agiti. Le tue amate gli agiti. Quale prendi, abbraccio della sera? No, quelli allora, sono limone. Pure questa io l'adoro. E io voglio limone, questa. Limone, questa qua. Basta, calma interiore, calma interiore. Sono care, sono un po' troppo care gli OGT. Prendiamone solo due. Siamo tirchie. Queste qua per esempio, anche se stanno... sei caduta a terra? Sono caduta. Nel reparto bio c'è scritto zero questo, zero quello, zero quello. Indovinate che cos'è? Olio di palma? Esatto, quindi li posiamo. Quindi controllate, come vi diciamo sempre ragazze. Non vi fidate solo, so che sono poco credibile che sono state a terra, non vi fidate solo della parola bio. Controllate sempre gli ingredienti, trovate cose buone, però dovete controllare, tipo questo qua, tortino, controlliamo,
C'è l'olio di girasole, quindi va bene, anche se comunque il primo ingrediente è zucchero. Quando leggo primo ingrediente zucchero non lo prendo mai, perché che sono pieni pieni di zucchero, quindi no. Toscatine, oh, guarda che sono molto belline. Farina di farro, queste sono carine, amido di mais, molto molto carine queste qua. Perché non ci sono mai anacardi qua a casa? Allora, niente anacardi, niente, luce, mucine, arachide, niente anacardi. Nancy, che stai facendo? Sto facendo una piadina senza olio di palma, senza zucchero, senza grasso, un po' difficile. Senza ragazzi. Strutto soprattutto, perché no, le piadine... Guarda, farina di grano zero, olio semigirasole. Hai beccato vabbè, proprio quella guarda. Giusta. Basso indice glicemico, questa è buona. Farina zero, è sempre meglio questa qua. Questa per esempio, con Kamut, invece poi c'è farina 00. Ah no, meglio questa che almeno la farina zero e non la 00 che è più raffinata. Questo, guarda, con olio extravergine d'oliva, quanto ce ne sono? Bellina questa. L'ideale sarebbe prenderla integrale, Nancy, certo. Vedi se c'è, ma non penso, è difficile da trovare. Questo è buono, guarda Nancy, pane azimo morbido invece di quello croccante, c'ha farina di grano tenero, acqua e aroma naturale. È una specie di piadina, penso va riscaldata. Sì, sì, è morbido. E non ha, prendiamolo, questo è tipo la piadina. Proviamo, dai. Non ha strutto, olio, in mancanza della piadina, prendiamo questo. Vabbè, comunque non niente. L'abbiamo trovata niente, però ci abbiamo qua un carrello pieno di cose, vero Nancy? Qualcosa sempre compriamo? Sì, qualcosa tanto. Comunque vi mandiamo tanti baci. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su per i nostri vlog. Tu giù è fatto. No, su. Per i nostri vlog al supermercato. E diteci ragazzi, in quale altro supermercato vorreste che andassimo? Ormai ce ne sono fatti tutti. Però suggeriteci qualcosa. Vi mandiamo tanti baci. Ciao.